di Albenga, hanno pensato mai di coinvolgere la regione che in questi 4 anni ha gestito eventi ancora più complicati di quello? Ricordo l'estate scorsa il compleanno di Costa Crociere con molte decine di migliaia di persone, ricordo il concerto di poche settimane fa al Piazzale Kennedy di Genova. Abbiamo lavorato spesso, io non posso pensare che 10 metri di arenile, ammesso e non concesso che l'erosione ci sia stato, perché francamente di mareggiate negli ultimi 10 giorni non ne abbiamo avuti, ci si scoprisse solo adesso. Io credo che qualcuno abbia sbagliato a voler gestire in proprio, come fosse una cosa tra amici, o peggio, a voler escludere l'amministrazione regionale, tutti coloro che potevano dare una mano a organizzare questo evento. Hanno fatto male gli organizzatori a non rivolgersi direttamente alla regione, avremmo cercato certamente una soluzione, ne abbiamo offerte di alternative anche ieri, abbiamo offerto la spiaggia di Marinella di Sarzana, che sono 600 metri di fronte per oltre 100 metri di larghezza, con molti parcheggi attrezzati, altri comuni hanno offerto la loro disponibilità, evidentemente non c'era un interesse a quella tappa, qualche cosa è andato storto che non ci riguarda, perché ripeto, da gennaio, quando l'abbiamo saputo oggi, nessuno ci ha mai cercato e interessato. Mi spiace perché i turisti e la popolazione della Liguria perde un'occasione, spero che sia recuperabile, spero soprattutto che la prossima volta nessuno pensi con egoismo di gestire malamente un evento che poteva essere gestito invece bene col contributo di tutti.